Questa mattina nella piazza di Faenza sono scesi in campo 1200 ragazzi delle scuole faentine, dando vita a un evento benefico per le città terremotate dell'Emilia. Gli studenti, i partecipanti, si sono cimentati in 8 differenti sport con lo scopo di divertirsi facendo solidarietà. Oggi è una giornata dedicata allo sport e alla solidarietà. Ti stai divertendo? Moltissimo! Abbiamo fatto molti sport bellissimi. Questo giorno è magnifico, c'est magnifique! Qual è stato lo sport che ti è piaciuto di più fino adesso? È stato il calcio perché mi piace molto e perché è anche il mio sport. Ma secondo te è importante una giornata come quella di oggi anche per pensare ai ragazzi della tua età che hanno subito il terremoto? Sì, collega, ha ragione perché quei bambini poveri non hanno da giocare, invece noi sì. Allora li dobbiamo aiutare. Vi state divertendo? Sì, ci stiamo divertendo molto. Che sport avete fatto fino adesso? Qual è che ti è piaciuto di più? Abbiamo fatto pallamano, calcio, basket e ginnastica artistica. Dopo dobbiamo fare lotta e pallavolo. A me è piaciuto molto basket e calcio. Secondo te è importante una giornata come quella di oggi sia per divertirvi che per pensare ai vostri coetanei che sono a Finale Emilia? Sì, sarebbe una bella giornata da fare anche a posto di non andare a scuola. Sport e solidarietà, ti stai divertendo? Molto. E abbiamo fatto già tanti sport. Allora, abbiamo fatto calcio, pallamano, basket, ginnastica ritmica e basta. E ginnastica ritmica è quello che mi è piaciuto di più perché è il mio sport. Secondo te è bella una giornata come quella di oggi, sia per divertirvi che per pensare ai vostri coetanei che sono magari un po' più in difficoltà? È bello il divertimento, è anche bello sapere che questo divertimento viene trasmesso anche a questi bambini che... Sport e solidarietà, vi state divertendo? Sì, molto. Cosa avete fatto fino adesso? Qual è la cosa che ti è divertita di più? Abbiamo fatto calcio, basket, pallamano, dopo ginnastica artistica. Mi è piaciuto molto fare pallamano e calcio perché mi piacciono, sono degli sport che mi piacciono. Secondo te è una bella idea quella di oggi di unire sport e solidarietà? Sì, cioè, perché è bello sapere che possiamo aiutare dei bambini o ragazzi delle scuole che dei terremotati. Ti stai divertendo? Sì, mi sta divertendo tanto. Fino adesso che cosa avete fatto e cos'è che ti è piaciuto di più fare? Fino adesso abbiamo fatto pallamano, calcio, basket e ginnastica ritmica. Mi è piaciuto tanto ginnastica ritmica e pallamano. Perché sono sport, pallamano perché è con la palla, io appunto faccio uno sport che è trasmesso con la palla. E ginnastica ritmica perché insomma si fanno, c'è il nastro, sono cose divertenti. Secondo te è una bella idea quella di unire sport e solidarietà? Sì, perché puoi divertirti, insomma, puoi esprimere te stesso attraverso uno sport e aiutando anche gli altri a diventare grandi. Ti stai divertendo? Sì. Che sport avete fatto fino adesso? Qual è che ti è piaciuto di più? Abbiamo fatto pallamano, calcio, basket e ginnastica rimetica. Rimetica. Qual è che ti è piaciuto di più? Ginnastica rimetica. Perché mi piace fare il numero con il nastro. Secondo te è una bella idea quella di unire sport e solidarietà? Sì. Perché gli sport ci possono aiutare qualche volta nella nostra capacità di imparare a condividere o giocare. Ti stai divertendo? Sì, tanto. Che sport avete fatto fino adesso? Qual è che ti è piaciuto di più? Abbiamo fatto ginnastica ritmica, calcio, basket, pallamano e mi è piaciuto molto basket.
basket e pallamano. I piedi sì, eh? Perché basket è lo sport che pratico e pallamano mi piace perché è molto simile sempre al basket. Secondo te è una bella idea quella di unire sport e solidarietà? Sì, perché diamo una mano a dei bambini che sono meno fortunati di noi e così li aiutiamo. Ti stai divertendo? Sì, perché abbiamo fatto un sacco di sport e ci siamo divertiti. Qual è lo sport che ti è piaciuto di più oggi? È pallamano. Perché? Perché abbiamo vinto 5-0 contro i nostri avversari. Ma secondo te è una bella idea quella di unire sport e solidarietà? Sì, perché aiutiamo delle persone che non possono farlo e mi è piaciuto un sacco. Francesca Diletta per Faenza Web TV.